Bella a tutti ragazzi, bentornati in questo mio nuovo commentary. Ecco, diciamo che sono stato un po', ma un pochettino inattivo perché non avevo voglia di fare commenti, poi ho avuto alcuni problemi col PC e cose varie. Ma oggi non vi volevo presentare un videogame come trovate di solito in giro, cioè COD, perché sinceramente, e spero che anche voi la pensiate come a me, che ormai i commentari si fanno o sui giochi di guerra, ad esempio COD e Battlefield 3, ormai solo su quelli. Io volevo proporvi questo gameplay nuovo, tra virgolette nuovo, ovviamente è uscito nel 2010 in America e nel 2011, circa 2011, è arrivato in Europa. E questo gioco credo che qualcuno di voi lo conosca, si chiama Hardpoint Bulletin. Una cosa del genere, non so come si legga o la pronuncia. Abbreviato si chiama APB, come state vedendo come sfondo. E è un gioco di avventura dinamica, cioè ad esempio GTA, che praticamente c'è il personaggio che c'ha le macchine, queste cose qua. Ma approfondiamo un po'. Intanto faccio il login. Come potete vedere ci sta l'enforcer, che sarebbe tutore della legge. O poliziotto per chi non lo sapesse, è il criminale. E ovviamente questi qua sono due account diversi, non badate. Io ho messo tutore della legge perché mi diverto, cioè è bello far rispettare le cose. Intanto questi qua sono i quartieri, perché il gioco si divide in vari quartieri: il Financial, detto anche Financial District, il Waterfront, il The Beacon e il Byland Shipping e il Social District. Allora, il Financial e il Waterfront si può dire che sono simili, cioè in senso sono i server dove si fanno le missioni degli NPC assegnati dagli NPC detti in gioco contatti. Invece il The Beacon e il Shipping sono quartieri dove si combatte, cioè dove si spara tra criminali e tutori della legge, cioè si fanno kill. Invece il social, detto anche social district, come si può anche percepire dal nome social, è un server non dove si fanno missioni, ma dove puoi modificare, puoi socializzare con alcune persone, come una chat, ecco, tra cui puoi crearti design, cioè immagini tue, socializzare come ho detto prima, e modificare veicoli, macchine. E costruire brani musicali e ovviamente cambiare vestiti o cose del genere. Iniziamo col Financial. Entra nel quartiere e il caricamento. Il caricamento è un po' lento, quindi un po' vi descriverò il gioco in questi minuti. No, ho esagerato, credo. Minuti, forse credo di aver esagerato. Comunque, ho montato una nuova scheda video, quindi potrò fare video in alta qualità. E intanto parliamo un po', ecco, del gioco. Come potete vedere, le immagini ci stanno poliziotti e criminali. Allora, lo scopo del gioco qual è? Ci stanno due fazioni. Queste due fazioni sono: uno è il tutore della legge, poliziotto, e il criminale. Cosa bisogna fare in giro? Qual è lo scopo di questo gioco? A parer mio, scopi non esistono in questo gioco, a parte diventare forte, avere una macchina figa, ecco, diciamo in termini di APB bella. E lo scopo è di combattere, ecco, verranno assegnate delle missioni, come ad esempio il tutore della legge, dai contatti, cioè dagli NPC, verrà assegnata questa missione, ad esempio sorveglia una determinata cosa, saccheggia una determinata cosa, confisca una determinata cosa. Ecco, sono punti, cioè sono cose che da poliziotto non so come descriverli. Invece i criminali è stessa cosa dei tutori della legge, solo che è l'inverso, ecco. Loro invece di saccheggiare avranno scassinare, ecco, è quasi la stessa cosa. Invece di confisca, ruba, queste cose qua, ecco, cose che fanno criminali. E ecco qua, allora, questa è la mappa. Praticamente questi sono i contatti, questi verdi. Ovviamente io ce li ho sbloccati quasi tutti. Clicchiamo qui sul pallino bianco e ci fa entrare. Ok, questo è
Il gioco. Simile a GTA. Hai il personaggio. Invece di aprire con la maniglia, spacchi a calciate la porta. Questi sono i cittadini, i pedoni. E questa è la città. Guardate, è totalmente realistico. A parte che scompare il giornale. Questi, vabbè, come potete vedere, ci stanno i veicoli. Se li spari si fermano e puoi anche levare. Scendere i pedoni e i bipedoni, scusate, la popolazione, prendere la macchina o l'ambulanza in questo caso e andare in giro. Questo è secondo me la parte più bella del gioco, che praticamente molte persone desiderano un gioco di questo genere, tra cui anche a me. Tanto prendo la mia macchina, vi faccio un giretto della mappa. Ok, e vedete lo scopo. Praticamente, come potete vedere in alto a sinistra, dove c'è scritto, c'è uno scudetto che ci stanno alcune stelline, che sono 5. Queste stelline sono il punteggio, diciamo, il rispetto che hai nel quartiere. Più punteggi fai, ad esempio, più bombe disinneschi, più confischi cose, durante ovviamente la missione, oppure più uccisioni fai. Quella stanghetta arancione continua a salire fino ad arrivare in alto e assegnarti una stellina. Dopodiché, quando arrivi a 5 stelle, quando si arriva a 5 stelle, diventi un ricercato, cioè in tutto il quartiere, che praticamente i criminali faranno a gara per venire ad ucciderti, anche se non si è in missione. E praticamente chiunque potrà attaccarti, praticamente hai tutto il quartiere contro. Oh merda. Comunque, questo è un video per descrivere un gioco. Ovviamente non approfondisco. Lo farò in un altro video. Per adesso così vi ho un po' illuminato, vi ho un po' illustrato questo bel gioco, veramente bello a parer mio. Perché sinceramente non è facile trovare giochi di questo genere, soprattutto gratis, online, gratis, non giochi a pagamento, perché secondo me i giochi di questo genere non ne esistono. Quindi è stata una vera genialità. E mi dispiace dirlo, ma alla contribuzione di questo gioco, alla creazione di questo gioco, c'è anche la Game First. Molti di voi la conosceranno perché è stata lei a creare Warrock. Per chi la conosce sa com'è Warrock, che purtroppo lì più cheat e più. Non, cioè, non più cheat e cose. Ormai quel gioco è tra cittoni e cittoni, quindi non ha più senso. Comunque, adesso non allunghiamoci sulla Game First, perché ahimè. Sarà una bella cosa, però comunque mi rimarrà sempre una merda. Non so cosa ho detto in queste ultime parole, ma ragazzi, questo è tutto. Attendete il mio prossimo video e approfondirò alcune cose riguardo ad APB. Bye.